solo Gesù ti dona un cuore che ama. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Marco 10 dal 2 al 16. Alcuni farisei si avvicinarono e per metterlo alla prova gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero: Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. Gesù disse loro: per la durezza del vostro cuore. Egli scrisse per voi questa norma. Ma dall'inizio della creazione li fece maschio e femmina. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie. E i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque, l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. A casa i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento e disse loro: chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù al vedere questo si indignò e disse loro: lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in esso. E prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Amen. Carissimi, oggi iniziamo il capitolo 10 del Vangelo secondo Marco, in questo anno B delle Domeniche. Vediamo come alcuni farisei si avvicinano a Gesù e lo mettono alla prova. Gli chiedono se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Gesù risponde con una domanda: che cosa vi ha ordinato Mosè? E loro dicono: Mosè ci ha dato il permesso di scrivere un atto di ripudio e ripudiarla. Ma in realtà, nel libro del Deuteronomio, dove si parla di questo, non c'è con chiarezza spiegata la motivazione corretta per ripudiare. Quindi ogni scuola cercava in qualche modo delle giustificazioni per compiere questo atto di ripudio. Gesù poi dice: per la durezza del vostro cuore scrisse queste cose. In greco Gesù parla di sclerocardia. Gesù parlava chiaramente in ebraico, aramaico, ma l'evangelista Marco introduce questo termine importantissimo: durezza di cuore. Perché? Perché il cuore dell'uomo naturalmente inizia, può iniziare nella fedeltà, ma poi un po' alla volta viene attirato dalla carne e c'è l'infedeltà. Ecco perché è stato concesso il ripudio. Ma Gesù dice: io sono venuto come la nuova legge, colui che porta adempimento alle promesse passate e perfeziona la legge. Gesù è venuto a riportare ciò che era alle origini. L'uomo si unirà a sua moglie e saranno un solo corpo. Gesù, noi lo sappiamo molto bene, ci ha donato il suo Spirito Santo, che ci fa essere fedeli, ci fa amare senza condizioni. Prendete la prima Corinzi al capitolo 13, la carità, l'agape, dice in greco: tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Non avrà mai fine l'amore di Gesù, l'amore che viene dallo Spirito Santo. Ecco perché Gesù risponde ai farisei in questo modo: a causa del vostro cuore duro è stato permesso l'atto di ripudio. Ma la questione non è sì o no, la questione è se segui Gesù. Vuoi un cuore nuovo? Un cuore capace di amare incondizionatamente, perché San Paolo lo dice: siate come Gesù nei sentimenti, abbiate
gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, un amore senza condizione. Ecco, quindi l'attenzione non va oggi, è vero o non è vero, è lecito o non è lecito, ce la faremo o non ce la faremo a vivere insieme, a stare insieme. La questione è, segui Cristo nella tua vita personale, ma soprattutto relazionale e matrimoniale? Sì? Allora ogni giorno vai da Lui, invoca il suo Spirito Santo, che è amore puro, e tu avrai gli stessi sentimenti, come dice la lettera ai Filippesi al capitolo 2, che furono in Cristo Gesù. Un amore che tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Questa è la via. Non perdiamoci in discussioni, disquisizioni e litigi anche molto spesso. Facciamo entrare lo Spirito Santo, apriamo la porta del nostro cuore, entri e cambi la nostra sclerocardia, il nostro cuore indurito, il nostro cuore ferito in un cuore che palpita, che ama e che perdona. Signore Gesù, grazie per questa bellissima parola che trafigge il mio cuore oggi. Io voglio lasciarmi da te curare. Tu sai che io ho avuto e vissuto alcune difficoltà nella mia relazione. Tu conosci le infedeltà, tu conosci le debolezze e fragilità nell'amare, nel perdonare. Io ti chiedo oggi, vieni, e che la tua parola possa essere davvero e divenire carne nella mia vita, perché io ami come tu hai amato. Da solo non riesco, Gesù, manda il tuo spirito perché i miei sentimenti siano come i tuoi, simili ai tuoi. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Quindi, cari amici, dopo questo bellissimo Vangelo, accogliete lo slogan di oggi. Solo Gesù ti dona un cuore che ama. Invoca lo Spirito Santo, pregalo con tutte le forze e il tuo cuore si trasformerà. Al cuore degli altri ci pensa Dio. Pensiamo al nostro cuore, affinché ami senza limiti, senza condizioni, come Dio ci ama. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao. Parlami, Signore, ti ascolto.